Benvenuti su Conosciamoci, la rubrica nella quale facciamo quattro chiacchiere con i membri della community. Questa sera siamo con un ospite speciale, ma prima di iniziare vorrei fare una premessa su che cosa cambierà. In sostanza il format rimarrà lo stesso, cambierà solamente il presentatore, da oggi lo farò io. Ma dopo questa doverosa premessa ci terrei a introdurre l'ospite di questa sera. Ciao Nadia! Buonasera. Raccontaci un po' di te, della tua esperienza religiosa, diciamo come ti sei avvicinata appunto alla religione cattolica, magari hai avuto esperienze di altro tipo? Allora, la mia prima esperienza religiosa fu a 6 mesi, quando i miei genitori, contro la mia volontà, mi iscrissero in un'organizzazione multinazionale dedicata alla lotta contro i diritti umani. Poi, Comunemente chiamata? Ok, Chiesa Cattolica. adesso mi suona un po' più familiare. Ok, da quel momento. Diciamo, come l'hai presa 6 mesi? Come l'hai presa? Non l'avevo capito molto, all'epoca non ero molto valido. No, immagino che. Dubito che fossi consenziente. Sì. Infatti, Poi. Ok, poi hai progredito dopo il battesimo, comunemente Sì, chiamato devo. battesimo. All'inizio ero molto praticante, perché si creava molto in paradiso. Poi mi c'era i primi gruppi verso l'età di 10 anni, quando lessi la Bibbia, quando iniziai a leggere la Bibbia per la prima volta. 10 anni. Sì, avevo circa 10 anni quando iniziai a leggere la prima volta, non ricordo l'età precisa. Io ho letto il titolo a 12. Ok, È stato tra i 10 e i 13 anni. ok. Quindi verso quell'età furono certi passi che mi fecero un po' dubitare della bontà di Dio, sempre Immagino. con chi la chiamerò Teo, visto che non mi verrò più riparare così con quel Beh, nome. appunto. Vedendo anche le live di Lib di Padre Cain, vedendo tutta la Genesi, diciamo che una persona possa vedere seri dubbi sulla bontà e la misericordiosità di Dio, e sono perfettamente leciti, basta leggere Ma alcuni versi. che nel Deuteronomio, nel Nuovo Testamento, di passi di te ne sono una saga, di fatti volenti e poco amorevoli te ne sono tantissimi. No, Però infatti. non fu quella a farmi uscire dalla religione, perché nonostante c'erano delle cose molto brutte, tra virgolette, non la reputavo una motivazione valida per smettere di credere. Ok. I primi dubbi iniziai ad averli verso i 14 anni, quando iniziai a rendermi conto che con le 30.000 religioni che ti sono verso quella tutta forte appartenente improbabile, Ok. tramite vari calcoli calcolai Ah, ho sentito che l'audio doppio. cosa? Mannaggia, disattiva il problema audio. Non vedo neanche la chat. Scusa se per averti interrotto. Dimmi di aggiustarlo. Scusate, ragazzi. Devo disattivare. Va meglio adesso? Non lo so. No, chiedo in chat. Va meglio adesso? Scusate, non scorre neanche la chat. Scusate, è la prima volta che. Ma almeno l'inizio si sono attiva appena. E ha detto che all'inizio c'era l'audio doppio. Ah, poi sì. Scusate. Torniamo a noi, dicevi? Ok, Ma tu hai avuto anche esperienze, scusami, a proposito di cresima, comunione, sì, ho catechismo? fatto la cresima, la comunione, la cresima,
la confessione è tutto il catechismo. Ok. Alla fine ti venniate a più o meno 2 mesi dopo la cresima, verso i 14 anni. Comunque, perché pensai alle probabilità verso il tutto fossero poche. Poi anche Ok. molte cose nella Bibbia non tornavano. Quant'è la probabilità che il Dio biblico sia quello unico e vero? Da quello che avevo calcolato risultava all'ottaro virgola ottaro ottaro quindici per tanto. Beh, diciamo che, cioè, diciamo che la Non lo probabilità sono alto. è abbastanza bassa. Meglio prendere una religione politeista, che diciamo è la probabilità un po' più alta, dici, li preghi tutti. Più che nel letto mi riferivo alle probabilità di aver scelto la religione tutta tra tutte quelle che ci sono. Ok. Politeito, ma non ho cammo più molto. Oh, ok, beh, effettivamente alla fine le divinità credo che siano sempre le stesse, anche a livello politeistico. Ok. Tu hai letto solamente la Bibbia, l'hai letta tutta, quanto ci hai messo? No, l'ho letta, ci avrò messo 1 mese e mezzo circa. E quante pagine leggevi al giorno? Un mese e mezzo sono 45 giorni più o meno. Passavo, allora quasi tutto il pomeriggio ti passavo molto tempo. Stavo comunque, sì, mi aveva appassionato molto la lettura della Bibbia. Una volta finita la Bibbia mi sono portata sul Corano, anche se stavo appartando a Satalutan, perché era troppo attratto come libro, non era molto diverso dalla Bibbia, erano solo poche parti interessanti. Domanda, tra il Dio coranico e il Dio biblico ci sono delle incongruenze o sono molto simili? I concorrenti tirano quelle più evidenti, come la storia di Tesuca nel Corano è diversa, Sì. poi della cacciata di Satana che nel Corano è più specifica, si dà più importanza a certi profeti come Abramo nel Corano. Ok. Poi hai letto solamente questi testi sacri? No, poi ho letto qualche apocrifo, come il libro di Enoch, il Vannetello di Giuda, quale che ne ho, non ricordo, l'ho preso 4 anni fa. Scusa, puoi ripetere l'ultima frase, non ho ben capito. Cosa, quale ho letto? L'ultima frase che hai detto. Ho letto il libro di Enoch, il Vannetello di Giuda. Poi, Ok. qualche che poi ho letto il libro di Mormon, anche se quello non è un apocrifo, ma un altro libro. Diciamo che il Vangelo di Mormon. Il libro di Mormon è, diciamo, un libro è unico, cioè una cosa veramente è quasi speciale, cioè. Ok. Poi. E quelle anche sono 900 pagine, un bel mattone pure quello. Di Poi rivelazione. Vabbè. avevo iniziato anche il Talmud babilonese. Ah, anche il Talmud babilonese, ok. Alla fine ho letto solo 2 capitoli, perché ognuno era un libro enorme, non te l'ho fatta leggere proprio tutti, vabbè. Ah, vabbè, dai. Diciamo che ti sei impegnata, cioè non hai. Ok. Quindi, primi dubbi. Riguardo la fede, sono arrivati a proposito di che cosa? Principalmente a proposito di quello fatto delle probabilità a cui avevo accennato prima. Ok, probabilità, ma anche scientificamente ci sono degli aspetti Più che che. scientificamente per le contraddizioni che avevo trovato nella Bibbia. Ok, tipo.
Faccio un esempio che ho fatto un esempio a Faber l'altro giorno. In Esodo 2 Mosè uccide un ebreo, e in Esodo 20 Dio dà i comandamenti e dice di non uccidere. Prima si poteva e poi no. Vabbè, faccio Sì, ma un per esempio, esempio. mi riferivo anche all'ultima parola di Gesù che non i van talo sono rivalsa. Anche. Oppure come viene ritrovato nella tomba. Oppure a Dio che ti detassero onnipotente e poi ha paura che quelli mattino anche dall'albero della vita. Che Anche sia quello. onnipotente da protrarre. Esatto, se sei anche onnipotente potresti fare l'albero un po' più alto, non mettere le corde vocali nei serpenti, ma quelli sono dettagli. Oppure, se sei onnisciente, sapresti già che i serpenti sono condannati a strisciare per terra per tutta la loro vita. Non è una condanna. Vabbè. Magari all'inizio ti aveva fatto le camme, poi l'ha tolte. Dettagli. Ok, quindi è verso la fede, verso i 14 anni circa. Sì, poi dubbi un mese dopo che ho perso la fede mi sono patentata. Sbattezzato, ok. Sbattezzata, quindi è stata una cosa che ci ha riflettuto molto, una cosa dall'oggi al domani, diciamo, che Ti la ho riflettuto decisione. molto prima di perdere la fede. Poi una volta che ho perso, tra virgolette, la fede, mi sono patentato subito. Non è che vedere che la Chiesa Cattolica è un'organizzazione piena di pregiudizi, attiva contro molti diritti umani. Poi il lettore scritto nella Bibbia non è così tanto amorevole, non mi mettava di farne parte. Ok, a livello di dottrina, trovi più coerenti altri tipi di cristiani rispetto ai cattolici, o pensi siano tutti incoerenti allo stesso modo? Ah, più o meno tutti incoerenti allo stesso modo. Ci sono i testimoni di Geova che almeno ti provano, ti prendono un po' di più, ma comunque con cose come la casa dei profeti invisibili o il ritorno di Gesù, te la sono giocata. Anche le date sbagliate della fine del mondo ne ha sbagliato un bel po', cioè, e tra i membri non è una cosa neanche che gira molto, cioè non è una cosa che si dice, non è una cosa di cui vanno Tendono a fieri. farla dimenticare. Ok. Io invece, un'opinione mia, secondo me ci sono dei cristiani un po' più coerenti, sono quelli che leggono la Bibbia o i Vangeli per interi, si fanno la propria opinione e decidono di crederci. Ovviamente la fede personale è indiscutibile, però la coerenza sta anche nel fatto di averlo letto il testo sacro in cui dovresti credere. Se non l'hai letto, diciamo che cadi un po' in una sorta di incoerenza. Questa è la mia opinione. Perché poi ci sono anche quei cristiani che se la leggono, la interpretano come vogliono e poi credono a Nekin e tutt'altro, nonostante l'hanno letta. Sì, molto spesso la leggono e danno un'interpretazione diversa di quello che in realtà il testo dice. Perché, ad esempio, tu leggendo la Bibbia da te avrai dato un'interpretazione teologica, un'interpretazione di quello che in realtà dice il testo, quindi letterale. Molto letterale. Ok. Sì, Credi che sia. oppure ci sono alcuni che la leggono, dicono no, a questo fatto non ti credo perché è vecchio, a questo non ti credo perché è dell'altro che ti serve un'altra cosa, ti confinano tutto. Sì, non... o ci credi a tutto o non ci credi, cioè è una questione di coerenza. O perlomeno se leggiamo in modo razionale, non quelli in cui credere e quelli in cui non credere, non in base a come ti pare solo perché alcuni ti sembrano più pagli, altri più brutti. No, infatti, questa è anche una grande incoerenza. Ok, dai 14 anni ad oggi è successo qualcos'altro? Tipo, sei entrata in contatto con dei religiosi, hai avuto modo di dibattere, di confrontarti? Allora, stavo provando a infiltrarmi nei testimoni di Teo, ma a causa di COVID, del COVID hanno rimasto un sacco di volle e alla fine non ci sono riuscita. Beh, sarebbe da fare un po' di esperienza in antropologia estrema, no? Sì, l'ho fatto Ok. divertente, però alla fine non,
Vabbè, no, nulla, qualche mio familiare cattolico, però era non nulla di serio. La professoressa, un professore. Ah, nulla, mi sono ritrovato una professoressa di religione che ti diceva che gli unici cristiani veri sono i cattolici, gli ortodossi e i protestanti. Oh, ah, Ecco, ho detto tutti gli altri dei cristiani, mi ero messo a dire che tutti i cristiani hanno il diritto di essere definiti cristiani, non solo quelli che fanno comodo alla chiesa. Per effettivamente. definizione, tutti credono in Cristo, tutti si dicono cristiani, cosa che. Effettivamente ti dici cristiano, ma magari una persona ha un tipo di credenza e un'altra fede, magari non ce l'ha questo tipo di credenza. Quindi a questo punto vuol dire tutto e niente essere cristiani, Infatti. come essere islamisti o qualsiasi altra religione che ha delle sottocategorie, e la maggior parte ce l'hanno queste sottocategorie. Non è tutto mettere le cose come se ci fossero dei cristiani più validi di altri. I cristiani sono tutti cristiani. Ok. Ci sono varie categorie, però sono tutte ugualmente nell'errore. Stando alla nostra visione atea, quindi effettivamente sono tutti dell'errore. La domanda che avevo fatto prima io, però, in realtà era riguardo alla coerenza, cioè sta sbagliando secondo me, però comunque è coerente nel credere a tutto quello che c'è scritto, cioè c'è scritto così, io faccio così, credo questa cosa così. Ok. È successo qualcos'altro da oggi dai 14 ad oggi? No, niente di rilevante, mi Come no? sono. Hai conosciuto questo canale? Ah sì, ma sì, vero, l'avevo conosciuto circa 4 anni fa. Ok, ah, molto, molto più di me. Ok. Però l'avevo visto qualche video e poi per 2 o 3 anni non l'ho più rivisto. Ti sono tornata da 7 anni. Fidel dice originariamente il serpente era un rettiliano. Biglino sarebbe d'accordo. Una fattura fatta al nostro comune. Comunque. No, Iza, non religione atea. Forse mi sono espresso male, non intendevo quello. Vabbè, io faccio personalmente una fede personale, faccio i sacrifici a YouTube, e, no, a Faber e a Padre Cain, però è una fede personale. Vabbè. Cosa hai trovato, diciamo, di bello nel senso del lavoro che ha fatto Faber da 4 anni a questa parte? Ho trovato informazioni utili, poi la chiamata di attendente del lume della reazione tenera bisogno, anche perché ultimamente sembra che non si ragiona proprio, poi mi sono piaciuti Ok. i fatti, in generale quelli dell'appoggio di Cicerone. Domanda. Antonio Rigliano chiede: cosa ne pensi dell'Islam e degli islamici? In generale, gli islamiti che mi sono capitati di conoscere erano molto più coerenti dei cristiani con quello in cui credevano, non avevano problemi a dire, per esempio, che la donna è inferiore all'uomo se non si mettevano a soffismare per ogni cosa che sembrava brutta agli occhi della società attuale. Mi sono sempre di più 40, poi comunque stanno nell'errore, ma almeno quelli che ho conosciuto, che non sono nemmeno tanti, erano più 40. Ok, erano più coerenti sul piano dottrinale, però nel senso non penso tu sia d'accordo con la dottrina oppure con quello Ovviamente non che. sono d'accordo con la dottrina, però sul piano Ok. dottrinale mi sono sempre di tanto più coerente e più informati. Sì, perché effettivamente
sono molto più attaccati alla fede rispetto alla maggior parte dei Beh. cattolici in Italia. In Italia, diciamo, sono cattolico, però vado a messa, non prego, capito? È una cosa culturale alla fine, cioè. Da quello che hanno detto, ritorno a che tutti hanno giù il Corano a memoria. Ah, cioè, è una cosa un po', cioè, pensi, lo becchi per strada e gli fai verso, titi, tata, e te lo devi dire subito a memoria. E se non lo fa, punito. Inferno. Non lo prego di fatto. Se te la senti di spiegare il fatto perché ti sto dando il femminile, te la senti di dirlo o... Vabbè, ho ti sto fuori da Titana, ho detto per iniziare un percorso per cambiare sesso. Ok. Sì, guarda. Ok. Ok. Mentre in famiglia la fede l'hai ricevuta dalla famiglia? Ai famiglie loro erano più cattolici, tra virgolette, per un modo, ti devono di credere, ma poi non sanno nemmeno quello in cui credono. È abbastanza. Ok. Non hanno mai approfondito, non hanno mai letto. No, hanno mai letto la Bibbia in messa solo 2 volte per Natale, forse una per Pasqua. Ah, Bene. O ogni volta che gli va a trovare qualcosa che non gli piace della pipera, prima col pasto non è fasto, altre va bene, ok. Eh sì, un cherry negano picking. tutto. Cherry picking. Ah sì. Quando prendi le cose che vanno bene. Domanda per Nadia. Di che regione sei? Vivi in una grande città o una piccola città? Se ti va di dirlo, non sei ovviamente obbligato a dire dove abiti. Atea, sono Atea, vivo in una città, è una città ma non è molto grande, Molto? una città ma non è una città grande, una città Grande, abbastanza piccola, ok. però è comunque nelle città. Ho capito. Però ti ho chiesto anche di che regione sei? Atea, l'ho Non detto. religione, Ah, regione. regione, Sicilia. Ah, siciliana. Ok. Sì, purtroppo. Purtroppo. vabbè. L'ideale Senti, sarebbe l'Olanda, guarda. bisogna trasferirsi, dici? Sì, non futuro, ma ancora ce Sì. ne vuole. Ok, comunque diciamo alla chat che si possono fare ovviamente domande, le leggerò per Nadia durante la live. Hai avuto come per esempio ho avuto io un ricordo particolare che ti ha lasciato la chiesa, diciamo una cosa che non ti esce dalla testa, che quando ci pensi dici ma perché mi è successa sta cosa, oppure non so. Allora, mi ricordo che da piccola avevi il dramma dell'inferno, ogni cosa che facevo, la paura di finire all'inferno, mentre vedevo gli altri che quasi se ne fregavano, tanto dicevano di crederti, una cosa che non ho mai capito completamente come potevano a crederti con tante lettere Con tante, scusa? rette. Con tante lettere rette. Leggerezza, ok. Ti credono in un inferno che dà una tortura eterna e poi ti mettono a vivere come se niente fosse. Sì, è un po' incoerente, diciamo. Sì, infatti io fa. Ma ricordiamolo, Dio è buono e misericordioso. Ricordiamo. Ok, quindi tu hai una fede forte da piccola. Più che forte una fede lottica, sono gli altri che l'avevano tanto per Ok. fatto che una fede di norma dovrebbe per essere così, una fede se uno crede all'inferno e poi si comporta male, lo capisco proprio. Ok. Male ovviamente secondo i canoni della religione cristiana. Ovviamente. Domanda da Berenice Marino. Spero di averlo pronunciato bene. Domanda, a parte le letture che hai fatto,
Qual è stata la molla o il momento che ti ha fatto scattare il dubbio e l'ateismo? Non ho tentato un momento preciso, perché ti riflettevo molto su queste cose, perché ero te appassionato di geologia e di filosofia, quindi non ho tentato un momento preciso, più o meno un mese, un percorso, tra virgolette, in cui ben stanno tutti non arrivare a quella conclusione. Ok, quindi sei diventata atea perché, come dire, non seguivi più la faccenda, non stavi più dietro alla religione e ti sei No, accorta. no, ti stavo dietro prima, ti do errore, d'accordo, un argomento che mi interessa molto. Sono diventata per quello fatto delle probabilità e delle incoerenze di cui avevamo già Ok. parlato. Senti, cosa ne pensi dei paradossi sulla divinità? Cioè, le Ah, implicazioni sì. Tipo logiche e anche filosofiche del fatto che se esiste allora quello sull'onnipresenza che. onnipotenza, onnipresenza o sulla natura di Dio? Sì, credo che siano validi, soprattutto quello sull'onnipresenza. Ok. Quello dell'onnipotenza sarebbe più discutibile, ma comunque abbastanza valido. Ok, diciamo tu hai approfondito solamente, a quanto ho capito, cristianesimo, islamismo, un po' il Talmud, Sì, tra molti la religione ebraica. Poi ho Vangeli. visto su YouTube un documentario di 6 ore sulla vita di Buddha. Ah, un po' lungo. Non è come leggere un libro, ma comunque te la fanno informativo. Ok, chiedo a Faber di essere un po' più specifico perché non ho capito sì, ma quali sono spiegate? In che senso? Non è molto chiaro. Dicevo, quindi tu hai approfondito solamente questi testi, ma extra non hai approfondito, diciamo, anche altro? Sì, mi interessava molto la filosofia, l'ho letto Niyat, che ancora non so pronunciare il nome, poi ho letto Le Bon, la psicologia delle folle, il libro che aveva fatto. Ok, Poi i simposi di Platone. thank you. So in generale quattro l'atto di filosofia. Ok, Faber specifica i paradossi. Ok, dico tu, lo dici tu o lo dico io? Il paradosso dell'onnipresenza, che è quello in cui si formula che se Dio smette di essere presente in un luogo, allora non è più onnipresente, mentre se non può mettere di essere onnipresente in quel luogo, allora non è più onnipotente. Perché ha un limite, mentre Sì. l'onniscienza vuole che può Dio decidere di non fare una cosa che sa già che farà, se non può farlo, non è onnipotente, se non sapeva che l'avrebbe fatto, non è onnisciente. E quello di onnipotenza è quello: Dio può creare un oggetto che non è in grado di distruggere, se non può distruggerlo, non è onnipotente, se non è in grado di crearlo, non è onnipotente. Tu dicevi prima che è quello più discutibile, dato che gira tutto attorno alla natura di Dio. Sì. Se i teologi, i filosofi hanno cercato di rigirare la questione quando è palese che la contraddizione c'è, e hanno detto che Dio fa tutto quello che è conforme alla sua natura, ma anch'io faccio tutto quello che è conforme alla mia natura, anche tu, anche la mensola, anche la camera, il computer. Qual è la natura di Dio? È il fatto che è onnipotente. Allora ci ritorni nel circolo. Domanda da Berenice Marino. Nel tuo giro d'amicizie ci sono altri atei o dichiarati o pensi di essere la sola della tua cerchia? Sì, ma penso di essere la sola della mia serie, che ancora non ho altre amicizie con altri atei. Ma pensi che c'è qualcuno interessato all'argomento oppure
No, di cattolici interessati a discutere dell'argomento non ne ho trovati, anzi, solito cercano di evitarlo altro. Fidel dice che non conosce quello dell'onnipresenza. Effettivamente, lo dico, in realtà parlando l'altro giorno in chiamata stavo parlando di questa cosa, dei paradossi con lei, anche con Faber. Ho detto che avevo proposto la mia personale, il mio paradosso sull'onnipresenza, cioè in realtà non voglio vantarmi, però è come se l'ho inventato io, diciamo, e l'hanno ritenuto valido. Non penso che se non lo ritenete valido, scrivetemelo in chat e possiamo anche discutere. Chiedo scusa, ma sono fuori cena. Il nickname di Nadia su Discord. Ok, dopo glielo diamo. Ok. Ti sei avvicinata anche alla politica? Sì, alla politica. Stavo per partecipare alla raccolta firme sul referendum per l'eutanasia legale. Ah, è vero, tu puoi votare? No, ancora non posso votare. Ok. Dentro votare non so quale partito voterai attualmente, probabilmente democratiate, ma non e ancora non lo so. Ti direi di informarti un po' di più. Sì, Cioè, so. Democraziate ha un po' di nicchia. Difficilmente prenderà un po' di voti. Di sicuro non è uno di quelli che si mette a fare il favore della chiesa. E su questo possiamo essere senz'altro d'accordo. Mentre tutti gli altri, a parte che gli capita l'occasione, di sicuro. Anche dici quelli di estrema sinistra. Sì, anche quelli di sinistra, quando tu capita, non hanno una posizione ben definita. Infatti Fidel dice come buttare un voto, purtroppo, effettivamente. Meglio buttarlo che darlo in cattive mani. Lo userò per riflettere su chi votare da qualche anno, questa frase, che è molto interessante. Non lo so. Ok, la politica. Cosa ne pensi della politica, diciamo, quella di maggioranza? Della politica stanno cercando di accontentare tutti, infatti mischia è un appomino. Come i gay. Sì, vabbè, più o meno di quello. Ok, quindi Potrebbe crollare da un momento all'altro. questo è rivolto a partiti come la Lega, Fratelli d'Italia. No, l'appominio inteso come mi succuglio di cose messe male lo intendevo. Anche perché un governo unito Lega con T4L, con PT tutti in un unico governo, mi dà un miscuglio. No, c'entra niente, è come mangiare come Avevo usato mischiare. il termine appominio, non essendo so più letterale del termine. È come mischiare il formaggio col cioccolato. Separati sono Sì. buoni, insieme. Che ti sia una sin con lo partito buono ancora non lo so, però di sicuro metterli assieme così non è una cosa molto sensata. No, immagino. Almeno Fratelli d'Italia ha avuto la coerenza di non immischiarsi a tutto, ma comunque non è un partito che mi piace. Ok, poi chiediamo anche alla chat qualche domanda se la vogliono fare per Nadia. Diciamo, a livello di studi, cosa hai studiato al liceo e cosa pensi di studiare all'università? Allora, al liceo fino ad un anno fa studiavo informatica e telecomunicazioni, poi all'ultimo, pochi mesi prima della fine dell'anno, ho scelto di passare in scienze umane, economico-sociale, perché mi interessavano molto magari come la sociologia e la filosofia.
Probabilmente il prossimo anno farò l'università di filosofia e sociologia. Mi sarebbe piaciuto fare quella di teologia, però in Italia non ne vale la pena, visto che è tutta servita alla Chiesa. No, infatti non... A parte che non ti conviene, ma non è una cosa di cui puoi campare. Cioè, teologia o fai teologo, ma che... non c'è futuro come teologo, non è un Tanto lavoro. sicuramente dopo la laurea in filosofia mi prenderò il dottorato in filosofia e cercherò di diventare professore universitario. Un bel obiettivo. Ok, università. C'è una materia in particolare che ti attrae, diciamo. La teologia. Ah, sarà che io ho un pregiudizio verso la teologia perché non la considero nemmeno come una materia, cioè per me la teologia alla fine è un'interpretazione dei testi. Non c'è un vero... Il metodo che si usa si potrebbe dire è il metodo interpretativo, ma... Non è un campo di ricerca, non è un campo, è una materia umanistica che però si deve per forza rifare a quei testi a poca libertà, a differenza di altre materie umanistiche come la filosofia, ad esempio. Trovare varie interpretazioni a quei dati può sempre essere divertente, magari un gruppo di fedeli che prima la pensava in un modo vorrebbe pensarla in un altro modo, poi si comprende meglio anche l'annettare il venire di certe religioni, si informa sulle condizioni umane in altri paesi in cui la religione è diversa, anche perché la religione condiziona profondamente il paese. Questo è chiaro. Come un parassita. Alla fine le religioni, anche a livello antropologico, sono nate per dare identità a un popolo, cioè ogni popolo si è fatto la sua per creare unità, cioè per dare un senso di appartenenza, diciamo. Quindi non si può dislegare religione e politica, secondo me. Spesso la religione è attaccata alla politica è attaccata alla religione. Cosa ne pensi del fenomeno multiculturale, quindi di varie culture che stanno venendo a mescolare in Europa e nel mondo occidentale? Le culture che vengono a mescolarsi. Ho detto che molto spesso quando c'è una cultura si mescola tra virgolette alla fine si forma qualcosa di nuovo tra il proprio abitante e quello che ha portato quello che poi ha dato a mischiarsi. Per esempio il sud si fa in Italia viene dal Giappone, però è comunque fatto con i credenti diversi la maggior parte delle volte in modi diversi. Ok, Oppure, per fenomeno. esempio, tornando alla teologia, in Latina ci sono molte religioni pseudo-buddiste cristiane che sono una vera raccordaglia tra cristianesimo e buddismo. Però non mi sono informato bene, però comunque ci sono. No, sono due cose completamente diverse, cioè. Sì, però ti era stato uno che ha detto putte fitte, ritenne che te su erano migliori amici e ha fatto la religione, quelli che per copiare i cristiani ti sono andati appresso per sapere dimenticarsi putta. Alla fine tutte Ah, le religioni sono completamente incoerenti. adesso che ci penso, il padre di una mia amica leggeva un libro dove si parlava di questa cosa. Adesso che mi ha fatto venire un flash bellissimo. Domanda per te: cosa ne pensi, del neopaganesimo e delle Wicca? Ma sono una religione come le altre, un po' più liberale, magari meno pericolosa dal punto di vista dei diritti umani, ma sempre con un ricco potenziale. Diciamo che li trovi incoerenti allo stesso modo di tutte le altre religioni, essendo anche quella una religione. Con tutta probabilità sarà anche quella incorretta, non la conosco bene, quindi non posso dare giudizi troppo tratti. Però su una cosa hanno ragione, se sono neopaganesimo,
se sono neopagani, probabilmente sono anche politeisti, ed essendo politeisti hanno più probabilità di avere le divinità giuste. No, perché io non parlavo del con più che della singola divinità, parlavo della possibilità di stelle della religione tutta. Ok, cosa ne pensi invece del fatto che la disprovazione di un concetto è impossibile? Cioè, io non posso disprovare che Dio es non esiste, però allo stesso tempo, chi dice che esiste deve dare qualche prova del fatto che esista. Altrimenti uno vorrebbe affermare qualsiasi cosa e gli altri dovrebbero comportarti come se essa fosse reale. Ok. Sarebbe stata con un fusionario, non ne varrebbe la pena. No, infatti non è. Si rischia anche di creare un certo miscuglio che non ha senso. Poi Yannick di Avertuelli è bruttamente si verrebbero a crearsi con tante che si vende cose tipo la religione. Procteteris dice che il neopaganesimo e Wicca sono due cose parecchio diverse, effettivamente è vero. Io ne so veramente nulla, neanche poco, nulla sull'argomento. Abbiamo Da dato. quello che sapevo io, le Wicca erano una corrente del neopaganesimo, un po' come cristiani e musulmani, sono diversi, ma comunque hanno molte cose in comune. Ok. Cavolo, cioè, avevo pensato alla domanda, me la sono dimenticata. Mannaggia. Hai mai pensato, diciamo, all'opzione agnostica? Sì, all'opposizione ma intanto tutti gli agnostici che ho conosciuto io erano tutti filocristiani, quindi non mi hanno fatto nemmeno una bella impressione. C'erano persone che dicevano non sto degradando più o meno, ma comunque con una religione d'amore, mi comporto come se esitasse, vorrei creare altre cose simili. Non l'ho mai considerata perché alla fine se non credevo nel Dio cristiano, non credevo nel Dio, non nel Dio, vabbè, nel Dio intuito, in altri in ogni caso adoro per quelle religioni. Poi in generale no, avevo scelto di non credere anche quello cristiano, quindi ti deputavo ad un termine più appropriato. Io personalmente mi definisco come un ateo agnostico, ovvero non credo che un Dio esista, ma anche se esistesse non sarebbe conoscibile, secondo me. Cioè, Secondo me, preso un tuo dire che hanno creditasse non sarebbe conoscibile, magari esiste, ancora non l'abbiamo conosciuto, ma teoricamente avremmo anche potuto conoscerlo. Però lo infatti. reputo altamente improbabile. Poi penso che qualunque se gli si pone Dio davanti inizierebbe a credere, quindi non tende nemmeno Sì, no, sei io inizierei a credere senza problemi, poi dipende quale Dio. sì, ovviamente prima si dovrebbe fare una visita dallo psichiatra per assicurarsi che non sia un'allucinazione, poi vorrebbe. Esatto, preferirei prima toccarlo perché a sentirlo siamo tutti buoni, però. Sì, Beh, neanche perché credo e ci sono stati dei fenomeni di persone magari che hanno avuto problemi mentali che pensavano di toccare cose che in realtà non c'erano. Comunque sì, dicevo, per scusami, per esempio, più farti. della storia di Tim Pros, di quel tizio che aveva creato un sistema operativo perché diceva che gli era tutto rotinato. Ah, ok. Per farti capire come mi definisco io, nel senso, io non posso provare che una persona dall'altra parte del mondo esista in quel determinato punto, perché non lo posso conoscere, cioè l'unico modo sarebbe andare lì oppure che lui venga qua per confermarmi che effettivamente esista. Allo stesso modo, questo Dio che ancora non si è rivelato, io non posso provare che esiste perché ancora non si è rivelato oppure non esiste, capito? Allora, due domande abbiamo. Antonio Rigliano chiede: cosa ne pensi del bigottismo in Italia? Del bigottismo in Italia ti intendete quella corrente filocraticale che sta a seconda della Chiesa?
Sì, quelle persone che vanno costantemente a messa, che pregano tutte le sere, che sei Magari andassero bacchettone. costantemente a messa e pregassero tutte le sere, a meno sarebbero 40, ti vede nemmeno quello. Ah, Si ok. limitano ad assecondare tutto quello che dice alla chiara a definirsi cristiani e poi non ne sanno niente, che è una cosa fatta non sei irritante. E gli fai vedere poi le Anche perché incongruenze. E vanno in palla e dicono no. non sono pienamente cristiano, sono pienamente cattolici, anche se dicono di esserlo, ma poi assecondano comunque tutte quelle reti contro l'aborto, contro l'identità di genere, contro i gay, gli omosessuali. Qui ti fanno comunque danni per niente, anche perché le coppie cristianesimo, il 90% di loro dovrebbe finire comunque lì fermo. Ok. Se volesse essere coerente, ovviamente, ma effettivamente non lo so. Venerci Marino, a quanto pare, tra da poco, perché ti chiede cosa ne pensi degli sbattezzati. Penso che sia importante battezzarsi, perché quello che ha fatto la Chiesa in passato non sia perdonabile, e se uno è battezzato risulta membro della Chiesa. Infatti, invito a tutti quelli connessi a battezzarsi per permettere di far parte di questa organizzazione il prima possibile. Io dicevo prima che entrerò da poco perché tu hai detto che ti sei sbattezzata a 14 anni. Sì, ma Quindi. se siamo atei è inutile rimanere iscritti alla chiesa. Di credibilità in offrenda sa che se è minima, ma comunque la città non ha senso rimanere patentati. Sì, effettivamente risulti nelle statistiche della Chiesa. Oppure a che in Germania ti sono delle tasse in più se il battesimo, questi tanto vale toglierselo, ora sono cotta niente. Ok, cosa ne pensi per esempio del fatto che statisticamente un paese più è ha un welfare alto, ha un livello di istruzione molto alto, sanitario, eccetera, anche di istruzione, ripeto, mi sono ripetuto, cosa ne pensi del fatto che più queste cose sono alte, meno, più è basso il tasso di religiosità? Vabbè, detto che sia una conseguenza naturale, anche perché molta parte della propaganda dei religiosi te la fanno con la pseudo-carità alimentare, oppure sfruttando la mancanza di cultura, o inventandosi fatti. Ok, quindi trovi una sorta esatta di incoerenza come per esempio la Chiesa, che per l'8 per 1000 la pubblicità è il fatto che tu devi donare, cioè dovresti donare a loro perché poi danno i soldi in beneficenza, quando in realtà in beneficenza, se non sbaglio, potrei Si sbagliarmi, va una danno minima parte. l'8% di quello, il resto sono spese gestionali e sti gli stipendi per i preti. Vabbè, in penalizzando si attimano quello che possono, tanto per arrotondare la cifra. Faber, sbattezzo è bello, molto conciso. Sì, patettatevi se potete, fatelo e fatta. Ok, cosa ne pensi per esempio addirittura di chi è ateo e poi si riconverte non per forza al cristianesimo, ma a qualsiasi religione? Sono persone che difficilmente riesco a comprendere, penso che probabilmente sono quasi bambini offesi, magari gli succede una cosa nella brutta nella vita, accusano Dio, dicono ma io non credo più in te come te per offendere, lo ritornano le cose bene, ha creduto di nuovo in Dio. Ah, ok, può essere anche un Per la maggior percorso. parte credo che siano così. Anche perché Ok. difficilmente uno che è diventato veramente ateo poi torna in teatro. Cosa ne pensi dei creazionisti in America che sono la maggioranza? Penso che il creazionismo sia errato, ma quanto è raccontato, però almeno se sono cristiani hanno comunque un punto coerente se non più, perché la Bibbia fa il testo che la terra sia rotonda.
che fa credere che la Terra sia rotonda. Fine tenet che la terra sia rotonda. Ok, quindi il fenomeno creazionista, diciamo che. Comunque si sbagliano anche di molto, però almeno sono sempre più coerenti rispetto ai creazionisti Sì, diciamo sono, da come ho visto il fenomeno, da come lo percepisco io, è una sorta di bigottismo, ma in un altro senso, in un senso più, un bigottismo che si vogliono per forza rifare al testo sacro, però la scienza ormai ha fatto passi da gigante rispetto alla mela e a due persone in un giardino in Mesopotamia. Non so, Infatti, papà l'hanno perso di massoni che corrompono la terra, non sapete di forti, o cosa del genere, tipo sin quattello all'inizio. a proposito di poteri forti e complotti, ti sei avvicinata a proposito e ti sei informata a proposito di qualche complotto? E se sì, quale è quello che ti ha interessato di più? Qualche complotto. No, per, non, nessuno mi è interessato particolarmente. Particolarmente. Ancora aspettato l'invito per unirmi ufficialmente alle lobby tannate, visto che sono trans. Ok, qualche complotto tipo la Terra piatta, cioè io sono stato per un periodo, per 3 mesi, guardavo solo video che smentivano la Terra piatta o video di terrapiattisti che cercavano di provarla. Alla fine nemmeno ho capito perché si tratta importanza a quelli che credono nella piatta, mi temo che sono irrilevanti. Considera, mi è successo Sono quando pochissimi. andava di moda, quando è che andava di moda la terapia 3 anni fa? Più o meno? Poi io invece va di moda a mentire quelli che ce l'hanno con i pattini. Ok, ma quando andava di moda la terapia, io mi ricordo stavo al mare e ero un po' più piccolo di adesso, ero un po' meno razionale, pensavo, stavo al mare, guardavo l'orizzonte e se ci avessero ragione loro? Mi facevo queste domande, poi vedevo le controprove e ho detto no, basta, argomento chiuso. L'argomentazione proprio perfetta, cioè che è incontrovertibile secondo me, il fatto che il sole sorge e tramonta, sulla terra piatta dovresti continuamente vederlo. Ok, mentre complotti sui vaccini, hai il Green Prego. Pass? Hai il Green Pass? Sì, Cazzo, non ho te l'ho il Green chiesto, se non hai il Pass. Green Pass non puoi fare la live. No, Sì. vabbè, Secondo me dovevano renderli direttamente obbligatori, infatti questa cosa dell'obbligo con i tamponi non mi piace molto. ok, quindi dici che. Anche perché intanto produrre tamponi, seppur in minima parte, è comunque inquinante. Poi è uno spreco di soldi, visto che parte l'ho lottato, ma tanto vale fare i vaccini direttamente. Purtroppo c'è gente che non ha senso civico e preferisce distruggersi il naso che farsi una punturina e tanti saluti. Poi addirittura vogliono arrivare ad offrire i tamponi gratis, mi sembra uno spreco enorme del denaro pubblico. Purtroppo finché non si vaccinano tutti per permettere che, diciamo, la gente non si contagi, penso sia l'unico modo ad oggi. Poi se la gente scatta la scintilla in testa, per fortuna, se succederà. Secondo me a porte dirette di Green Pass obbligatorio dovevano mettere la vaccinazione obbligatoria per lavorare e fare tutte le lezioni per quelli che per motivi comprovati di salute non possono vaccinarsi. Tipo, esatto, gli immunodepressi e chi non può Sì, esattamente. però tutti gli altri dovrebbero avere l'obbligo. Sì, io sarei per l'obbligo vaccinale anche perché mi sono stufato di girare con la mascherina, diciamo, è anche un po' pesante. Vorrei, ma anche banalmente, oltre a questo motivo egoistico, per un motivo di senso civico, cioè, metti che tu vai al supermercato e incontri una persona che effettivamente non se lo può fare, tu per sbaglio, senza volerlo, la contagi e muore senza che tu neanche lo sai. Infatti,
Cioè, sono cose che una persona, uno non ci pensa, ma magari se è quello su 1 milione che gli succede, e fai un disastro. Cioè, poi magari lo vieni anche a sapere e ti distruggi la vita. Cioè, ti distruggi, non dormi la notte per questa cosa. Infatti. Il quesito è: perché non impongono l'obbligo vaccinale? Che è costituzionalmente permesso? Chiede. Per compromessi politici per mantenere il governo, tipo se lo imponessero alla casa in una trappola e salterebbe tutto, si vedrebbe non sarebbe più compromesso. Sì, effettivamente i partiti populisti stanno cercando di dire no al Green Pass, che è un, diciamo, allora, noi siamo l'unico paese in Europa, insieme forse, non vorrei sbagliare, anche alla Grecia, che hanno un qualcosa simile al Green Pass o che hanno il Green Pass, gli altri o hanno l'obbligo vaccinale o non ce l'hanno. Sta di fatto che noi abbiamo fatto questo giochino delle tre carte in cui per lavorare bisogna del Green Pass. Ed è di Green Pass obbligatorio, però la vaccinazione non è obbligatoria, ma la persona deve per lavorare o per andare a scuola ha bisogno Poi di la Green cosa Pass. peggiore è che da tutta questa situazione di compromessi l'unico partito che ti sta guadagnando è Fratelli d'Italia, che è l'unico che mantiene una posizione coerente. La cosa non è per niente positiva, visto che Anne è molto arretrato per quanto riguarda i diritti civili. No, infatti, dicendo quello che ho detto prima, non intendevo che io sono contrario alla vaccinazione, anzi, io ho il Green Pass, ho fatto 2 vaccinazioni, e sto benissimo, eccetera. Ho finito il ciclo a metà luglio. Vabbè, altri complotti che mi piacevano un sacco, quello di QAnon, non so se di QAnon o QAnon in italiano. Non ho mai sentito. No, ti sei perso una storia bellissima. La religione di Trump è diventata che Trump è venuto a salvarci dai rettiliani e questi rettiliani che fanno un complotto. Vabbè, ti devi vedere qualche video, è interessantissimo. Ti fai 4 risate. E a questa storia ci credono milioni di elettori di Trump. Perché l'uomo, cioè, l'uomo ha sempre bisogno. Secondo me, poi ovviamente bisogna fare degli studi, ma ha sempre bisogno di trovare il leader, trovare quello che ci indica la retta via per farci guidare. Sì, probabilmente la maggior parte ne avrà bisogno. Non credo di aver mai avuto bisogno simile. Anche No, ma. guardato che Renan te loro solo perché ero ancora piccolo, non ero in grado di ragionare bene. Però non, una volta che sono maturata non ho più avuto questi bisogni. Anche perché avere questa sorta di autonomia, non questa sorta, avere questa autonomia nei confronti anche di se stesso e della società rispetto al fatto di avere un leader, è più facile avere un leader che ti guidi rispetto a prendere in mano la tua vita e anche parte della società tramite le tue azioni, tramite i tuoi voti. E se hai il leader ci pensa lui e ci guiderà lui. Dovrò solamente fare quello che dice lui. Ma molte hanno carissello con un lieto e poi nemmeno si mettono a prendere parte nella solidarietà con quello che ti si lieta. Stanno a guardare come se niente fosse. Sì, non ha molto senso, infatti. Hai altri interessi riguardo l'internet? Cioè, io ho parlato di complotti perché è una cosa che a me interessa molto, vedere questi fenomeni che proprio condizionano la vita politica, purtroppo anche. Riguardo l'internet, mi piace molto la programmazione, sto progettando un telefono con la supercomputer Model 4 e linea iTOS, ma è un'altra cosa. Per noi comuni mortali, spero tu non mi abbia insultato in questa definizione, non potrò mai saperlo. Di che cosa si tratta nello specifico? Sembra molto interessante. Allora, il telefono mi parla su un rapporto computer Model 4 che è un processore ARM, linea iTOS è una versione di Android.
modificata Openosaurus. Quindi ti da lì partito, poi vado a prendermi un attampante settimo, poi sicuramente te lo farò e me lo protetto da là. Se mi piace, ho fatto tutti così in AutoCAD. Quindi l'obiettivo è fare un'applicazione telefono. Sì, no, l'obiettivo non è fare un'applicazione, l'obiettivo è fare un telefono. Ti ho protetto i Ah, fai rapper di proprio Cupertino l'hardware. Ah, 4, sarà il processore. fai proprio Quindi l'hardware. Fai l'hardware hai del. fatto l'hardware, ti metto il sistema operativo, linee tosse se posso, vorrei anche modificarlo un minimo, ora mi sto studiando come fare, non so se ti si può modificarlo, ma che nel caso lo metto già com'è. Tanto. Per noi comuni mortali, o perlomeno per me comune mortale, ho capito veramente poco. Cioè, scusa, si vede che sicuramente sei molto interessata. Ok. Cioè, tutto va bene, tra 6 mesi lo metterò in vendita su Amazon. A quanto? Tra circa 6 mesi, grado. No, a quanto? Tra quanto e a quanto? Ok. Pensavo a circa dei 100 di 4 euro, poi devo vedere meglio quanto mi costa un modello. Al momento mi dovrebbe costare circa 370 per uno. Ah, ok, ho capito. Ho capito. C'è un libro che magari consiglieresti che ti ha preso in particolare per l'argomento che tratta? Così O. per lotta da ultra e la psicologia delle folle. Nietzsche, sei riuscito a capirlo subito oppure hai dovuto consultare qualcuno che spiegasse che cosa effettivamente ha detto Nietzsche? Ah. Nietzsche così per lotta da ultra non l'ho trovato divertente da lettere, non ho fatto fatica a comprenderlo. No, non ho fatto fatica. Sennò perché molte persone si spaccano la testa su quei testi. Magari sarà che prima di leggere il libro avevo sentito qualche applicazione, quindi ero abbastanza preparato, più o meno sapevo cosa stava, però non mi è sembrato molto complicato. Cosa ne pensi delle definizioni che da adesso correggimi se sbaglio, il cammello, il bambino, il fanciullo e poi c'è un terzo. Avete il fatto, il cammino, il leone, il Il leone. superuomo, il leone. Ok. Le trovo appartenendo appropriate, sì, sono appropriate. Ma per chi non sapesse di cosa si tratta, potresti definirle? Ok. Il cammello è quello che è secco, che non è più ancora nessuno, il bambino è quello che ormai ha superato tutto, e il leone è quello che sta meno un po' difficile da definire. Comunque, Come ti viene? leone corretto? Dillo come ti viene, a parole tue. Leone è quello che ormai ha superato il tutto. Ok, capito. Io non Cioè, so. non è una definizione, molto approssimativa, ma mai è da, sono passati 2 anni, non me lo ricordo con la data. Ok. Quindi ho Zarathustra, poi avevi detto anche un libro, La psicologia delle folle, delle Sì, la masse. psicologia delle folle di Le Bon. Le boh. Osa. Berenice Marino fa una battuta a Nietzsche, e che dice? Citazione L'avevo di. chiesto in attiva. Vabbè, sì, è la battuta più quotata. Oppure canto, quando inizio a fare canto, fai You can't touch this, oppure vabbè. La chat continua a fare battute, vabbè. Hai altri testi di filosofia a cui ti sei avvicinata? No, in modo particolare non le ho lette a carte, ma nulla di troppo, nulla che mi ha colpito troppo.
Peccato perché io volevo consigliarti, l'avevo finito un mesetto fa, il discorso sul metodo di Cartesio, te avevo parlato anche. Ah, sì, probabilmente l'ho letto, però. Ti ho fatto vedere anche quello che ho letto io in particolare. Un consiglio da Berenice Marino per Nadia. Se non si offende, potrebbe fare scienze politiche, indirizzo politico-sociale, mi sembra possa essere nelle sue corde. Sì, probabilmente sì, l'ho trovato interessante, forse lo farò al porto di sociologia, ma non ne sono sicura. Intanto Ok. filosofia l'ha fatto di sicuro, per la seconda devo ancora leggere quale. Ok. Sono interessato alla sociologia, forse anche quello devo guardare. Berenice Marino, se vuoi fare un commento più specifico, magari su di che cosa si tratta, magari può dire se gli può interessare il programma che propone. Poi, ovviamente, fai tu. Non ho capito bene la domanda. No, gli ho detto di parlare più approfonditamente dell'indirizzo politico-sociale. Non ho fatto una domanda nello specifico. Non so. Parlando un po' di te, diciamo, a scuola da te, come l'hanno preso il tuo voler cambiare, diciamo, la tua scelta di la tua scelta, vabbè, la tua transizione. Ma no, ancora non lo sanno. La terapia ormonale la devono ancora iniziare. Lo saprò domani, probabilmente. Ah, stanno vedendo adesso, hai detto la live. Sì, ma tanto ancora non li conosco bene. Quindi loro non mi conoscono. Sono in quarta scuola da un anno. Quindi non Ok. penso, loro non so. Ok. Benice Marino approfondisce per Nadia. Nell'indirizzo politico-sociale si parla di psicologia associata alla folla. Se può studiare fuori c'è sociologia, ma a me è piaciuta molto. La facoltà di Messina è molto buona e c'è anche psicologia. Non so, le folle mi interessano, però mi sembra troppo connettere tra un argomento solo. Forse è meglio una sociologia più in generale, poi per approfondire verrò con i vari master. Ok, ci stiamo avvicinando verso la fine della live. C'è un discorso magari che vorresti fare, che ti eri preparata a proposito, diciamo, di te o di una riflessione che hai fatto, un messaggio che vorresti lasciare? Sì, non vivere come se fosse un gioco, la religione è una minaccia importante ai nostri diritti, ai vostri diritti, ai diritti dei vostri figli, e solo perché al momento la situazione non è tanto grave non significa che sarà sempre così. E rinnovare i paesi ti hanno fatto passi in terra per colpa della religione. Beh, effettivamente, se noi pensiamo che la situazione di oggi sia grave, non abbiamo studiato i libri di storia. Sì, oppure tutti quelli che dicono che ormai si vive bene e che non ti danno più problemi, devono ricordare che comunque la religione è te, comunque i loro detti sacri dicono che i gay sono abomini, che le donne sono inferiori, e qui qua tutti danno queste cose, non si potrà fare come se non ti fosse nessun problema. Oppure diciamo che io in questo momento sto peccando perché sto vestendo dei vestiti di due tessuti diversi, cioè in questo momento sono già da inferno. Infatti, magari tra qualche anno ti bruceranno per questa cosa della religione, avanti, le ricchi sempre. No, infatti è sempre permanente. Poi tu dicevi che
oggi ci sono dei problemi. Io non penso che arriverà un sistema politico, un sistema economico. Spero di essere smentito, ma non penso arriverà mai un sistema politico, un sistema economico che risolverà tutti i problemi del mondo e ci sarà per fortuna e per sempre stabilità. Spero ovviamente di essere smentito perché Però chi non lo magari vorrebbe? si Però può arrivare a dico. situazioni di stabilità più stabile, tra virgolette. Sì, però dico la ricerca di questo sistema politico perfetto, ok, è fuorviante perché effettivamente i problemi ci saranno sempre, saranno diversi, però ci saranno sempre i problemi. Adesso magari 500 anni fa il problema era la fame nel mondo, cioè la fame in Europa, per esempio, che mancava magari dei raccolti, eccetera. Adesso il problema è il cambiamento climatico, cioè che stiamo producendo troppo, stiamo inquinando, eccetera. Il problema è che continuando così faremo molte difficoltà a radicare. Per il cambiamento climatico servirebbero dei cambiamenti radicali per smettere di inquinare. Ok, ti va se parliamo per gli ultimi 5 minuti e poi chiudiamo? Leggo le ultime domande dalla chat. Intanto se volete farle, fatele adesso o adesso mai più. Domanda da Procto per tennis, scusami se non riesco a leggere bene il tuo nome. Quali ambiti della filosofia ti interessano di più? Gli ambiti della filosofia che mi interessano di più sono quelli inerenti alla morale, quelli inerenti alla morale. Come me, quando la filosofia cerca di andare oltre l'esperienza del sensibile, andare a cercare di spiegare cose che non siamo in grado di spiegare, per spiegare cose esiste un metodo, il metodo scientifico o metodi simili, per esempio il metodo antropologico non è il metodo scientifico perché c'è una procedura diversa, però ciò che va oltre l'ambito di ricerca. E la filosofia cerca di tappare quel buco, diciamo, non si sta facendo buona filosofia, secondo me. La filosofia, secondo me, si deve concentrare sulla morale e sui limiti che ci dobbiamo porre. E può essere anche un buon modo per iniziare a ragionare su temi anche scientifici, perché esiste la filosofia della scienza, la filosofia, della logica, eccetera. Dalla chat, dai allora sti cazzi, torniamo all'epoca della pietra, tanto non si può fare un cazzo. Si offende Aristofane la pronuncia, ma tranquillo. Ok, dopo bene, Dobbiamo bene. evitare di regredire. Effettivamente, Benedice Marino ti chiede se dopo vorresti parlare su Discord dell'indirizzo sociologico che ti aveva consigliato. Sì. Va bene, io credo sia stata una bella live. Stato, diciamo, ti sei presentata bene, hai risposto a molte domande. E diciamo, come sei partita parlando del battesimo, mi sono messa a ridere molto. Anche se da quello che ho capito non si sentirà bene l'audio dell'introduzione. Ah, è vero. E vabbè, chiediamo scusa a tutti. E questa è la prima live, ho usato Nadia come cavia. Scusa, beh, sto scherzando. Va bene, un saluto a tutti quanti, a tutti i ragazzi in chat. Io vi auguro una buona serata e anche a te, Nadia. Buonasera. Ciao. Ciao, 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 ciao. buonasera, buonasera, sì.